Iniziamo, buonasera. E stasera è una serata un po' particolare, nel senso che usciamo un pochino dal settore radio vero e proprio. L'altra settimana abbiamo parlato di software per contest, quindi era qualcosa di veramente dedicato a noi. Stasera invece mischiamo un po' le cose, parliamo sì un po' di radio, ma anche un po' di scienza, con il dottor Frigeri qua, che è anche l'animatore, come vedete qui a Pazzerio neanche qui, e ci parlerà dell'esplorazione scientifica planetaria attraverso l'uso di georadar principalmente. Quindi vi ringrazio per essere venuti, perché significa questo che comunque l'interesse va anche ben oltre semplicemente la radio. E quindi a me fa molto piacere, perché avendo voluto questo tipo di iniziativa, avendo cercato di coinvolgere anche radioamatori di altre sezioni, vedo Pacisar eccetera, in quelle che sono delle serate dedicate un po' alla RAI. Abbiamo iniziato da poco, insomma, questa è la terza serata, e quindi vedere un bel gruppetto di persone che ogni giovedì vengono qua e frequentano di nuovo la sezione non può essere che altro qualcosa di positivo. Quindi io adesso lascerei direttamente la parola ad Alessandro, che ci illustrerà un pochino quello che è il suo lavoro, ma anche gli sviluppi futuri che ci saranno, e non lo so se ci sarà qualcosa anche per poi discuterne insieme, vediamo un po'. Va bene. Quindi lascio la parola io. Allora, ringrazio Francesco innanzitutto per l'invito, ringrazio voi per essere venuti. E niente, sono contento di essere qua, diciamo che non era stato pianificato, non era stato pianificato negli ultimi tempi di farlo, però in realtà era tra le righe, semplicemente perché mi sembra 15 anni fa io qua, diciamo, ho imparato a diventare radioamatore, e grazie a Lidio, insomma, che mi ha accompagnato nei primi passi di questa disciplina, diciamo, ho avuto la possibilità di conoscere il lato tecnico del radiantismo, che poi mi è tornato molto utile, direi è stato fondamentale nella mia attività di ricercatore. Quindi devo molto ai radioamatori, devo molto a Lidio, a tutti voi come sezione di radioamatori, e quindi questo qua, diciamo, è il minimo che potevo fare. E poi vedremo nel corso di questa chiacchierata anche possibili spunti per un possibile inizio di qualcosa di nuovo, ovvero quello che vi voglio proporre. Da una parte diciamo, farò un piccolo excursus storico di cosa sono i radar e cosa sono stati i radar nell'esplorazione planetaria. Siamo radioamatori, ci sono la radio. E mi sembra che è giusto. Giustamente. No, l'idea potrebbe essere è questa qua. Il fatto che i radioamatori storicamente, vediamo, sono sempre stati dall'inizio del radiantismo importanti, perché con la loro passione per il lato tecnico degli aspetti della radio sono sempre stati invogliati, o comunque l'ambiente dei radioamatori è sempre stato quello di persone interessate, curiose, che volevano comunque mantenersi aggiornati rispetto agli avanzamenti tecnologici. Immagino che internet e i media digitali abbiano scombussolato un po' la situazione, perché ovviamente prima il radioamatore era quello che comunicava lontano, e adesso con internet sono cambiate le cose. Sono cambiate però leggermente, e vedremo come, perché tutte quelle cose che vedremo, che diciamo sono applicazioni molto avanzate della radio, in realtà si rifanno sempre ai principi basi della radio, dei concetti che abbiamo studiato quando diventavamo radioamatori. Quindi innanzitutto mi presento dal punto di vista professionale, perché vengo qua come ricercatore, quindi vengo qua per conto dell'istituto per cui lavoro, che è l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale, che sta a Roma Sud, vicino a Frascati.
Questo edificio di circa 4.000 metri quadrati, il nostro istituto è sviluppato su tre piani e qua non si vede bene, ma diciamo l'istituto si occupa di diverse tematiche scientifiche e spaziali e vediamo che sulla destra, diciamo questo è l'istogramma del personale e questo ultimo gruppo di colonne è personale dedicato alla ricerca planetologica. La ricerca planetologica è lo studio dei pianeti, delle superfici dei pianeti del sistema solare e per studiare questi pianeti si costruiscono degli strumenti fondamentalmente. E la cosa molto interessante è che questo istituto ha diciamo un'eccellenza in campo mondiale, ovvero che è l'unico istituto, a parte il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che inventa, diciamo, ha l'idea dello strumento, lo costruisce, in particolar modo parliamo di spettrometri qua, vengono costruiti gli strumenti nei laboratori, vengono implementati all'Agenzia Spaziale sulla sonda che verrà spedita e una volta che lo strumento è operativo, orbitante ad esempio attorno a un pianeta su una sonda di un'agenzia spaziale, riceviamo i dati nell'istituto, li elaboriamo e facciamo ricerca scientifica. Quindi diciamo è molto avvincente e anche molto faticoso, perché in realtà non si fa solo ricerca ma si fanno anche operazioni di planning, operazioni di archiving, quindi si prendono i dati, si archiviano, quindi è un istituto che ha un'attività molto fervida e vabbè, come tutte le cose c'è tanta passione e poco personale, però sta funzionando, insomma fino adesso diciamo il ritorno scientifico è di eccellenza, le cose funzionano e abbiamo attualmente una cosa tipo una decina di strumenti attivi nel sistema solare. Ok, detto ciò iniziamo dall'inizio. È sempre importante avere consapevolezza da dove veniamo, perché dobbiamo sapere dove andare e per sapere dove andare dobbiamo sapere dove andare. Allora, fondamentalmente tutta sta storia, ovvero perché voi radioamatori, noi ricercatori e poi chi è radioamatore e ricercatore nei radar studia queste cose, deriva dal fatto che una persona che si chiamava Hertz ha iniziato a individuare questo fenomeno dell'effetto delle onde radio su degli oggetti, ovvero la propagazione di questi segnali attraverso l'aria, ma anche attraverso il fatto che questi oggetti, che queste onde erano influenzate dall'oggetto con cui interagivano, quindi le caratteristiche, quello che adesso chiamiamo le caratteristiche elettriche del materiale è stato intuito da quel signore alla nostra sinistra. E poi diciamo che poco dopo, a destra, il signor Maxwell ha detto ok, mettiamo tutto in ordine, perché insomma Hertz diciamo era più così, in quest'ottica un po' naif, era più quello che metteva le mani e faceva l'esperimento. Dopo Maxwell ha detto mettiamo in ordine tutto e è stato quello che ha formalizzato la propagazione delle onde elettromagnetiche, ha permesso di portare tutto in ordine a livello teorico. Ma ancora diciamo non c'è il radar c'era già là in mezzo, perché ci sono le onde elettromagnetiche e c'è l'interazione di queste onde elettromagnetiche con un materiale. Quindi nel Novecento tutte queste cose diciamo teoriche, queste idee iniziano a prendere forma in campo pratico. Quindi diciamo all'inizio del Novecento tutte queste idee iniziano a concretizzarsi in esperimenti. Quindi cosa succede? L'invenzione della radio, se vuoi anche contestata, chi ha inventato la radio? In realtà la cosa interessante secondo me da ricercatore è questa qua, che una ricerca scientifica sana, che quindi segue il metodo scientifico, il metodo galileano, che prevede il fatto di avere un'idea, fare l'esperimento, condurre l'esperimento in maniera riproducibile e pubblicare l'esperimento e quindi divulgare l'idea, fa sì che in un ambiente sano le idee circolino. E se le idee circolano e l'idea è buona,
ovviamente ci sarà quello che per primo ha l'invenzione, però insomma se l'idea circola è lì, insomma magari sì, uno arriva primo, ma magari in un altro paese c'era già arrivato qualcuno. Quindi all'inizio del Novecento mi immagino che queste idee girassero e tutti stessero facendo un po' dappertutto esperimenti. Qualcuno è stato più fortunato, qualcuno meno, però sono successe cose. E quindi c'era Guglielmo Marconi che è riuscito con il telegrafo comunque a trasmettere questa informazione senza il filo e quindi a portare su una dimensione diversa la telegrafia, farla diventare radiotelegrafia. E qua sulla destra vediamo invece un brevetto di un tedesco, che ha applicato quelle idee che giravano, quindi diciamo il retroterra culturale portato da Herzl a Maxwell, in un'applicazione particolare. Lui l'ha chiamato telemobiloscopio. Telemobiloscopio. Cosa ha fatto? Essenzialmente ha preso la radio di Marconi e al posto di cercare di comunicare con qualcun altro, siccome lì in Germania, mi sembra che lui fosse di Würzburg, non sono sicuro, avevano questo problema, la nebbia. Avevano la nebbia e quindi succedeva che, siccome avevano il fiume della città era navigabile, avevano questo problema che quando arrivava il nebbione le navi collidessero. E quindi questo personaggio si è inventato questa cosa, questo è depositato all'ufficio brevetti, si è inventato questo telemobiloscopio, che è essenzialmente un apparato radio che puntato sul fiume suonava o comunque riusciva a rilevare la presenza di un'imbarcazione. Con questo lui ha fatto la sua fortuna, perché ha risolto il problema di queste collisioni. E quindi che è successo? Nella sua città, grazie a questo brevetto e poi diffuso un po' dappertutto, l'implementazione di un aspetto tecnologico ha portato a una miglioria, a un migliorare lo stato sociale, ovvero meno gente che affogava dentro il fiume a causa delle collisioni fra navi. Ma questo telemobiloscopio è un esempio di cosa? Di una radio che individua un oggetto. E quindi diciamo che è una prima idea di quello che noi ci immaginiamo adesso essere il radar. Quindi è l'applicazione di una radio per l'individuazione di un oggetto. E questo è il primo esempio. Siamo all'inizio del Novecento, questo mi sembra che sia 1903-1906 il brevetto. E ovviamente le più grandi diciamo passi tecnologici, o anche per esempio in geologia, tipo un quarto della geologia forse che conosciamo adesso avviene perché con gli eventi bellici si ha una corsa al miglioramento dello stato tecnologico proprio per scopi bellici. E quindi cosa succede? Questo telemobiloscopio, questo principio viene espanso e piano piano viene introdotto il concetto di radar. Il telemobiloscopio non era proprio un radar come diciamo oggi. Radar è un acronimo che vuol dire radio detection and ranging, quindi è l'individuazione di un oggetto, che è quindi il telemobiloscopio. Quindi la prima parte lui aveva soddisfatto, diciamo, però c'è anche il ranging. Il ranging è molto importante perché è la distanza. E è quello che ci permette appunto di avere quest'idea di radar, tra virgolette, moderno, ovvero la possibilità di individuare un oggetto e individuare non solo la presenza di questo oggetto attorno a noi, ma anche la distanza. Capite bene che in campo militare questo è stato una cosa incredibile, tant'è che diciamo già prima della guerra mondiale in Inghilterra c'era una rete di radar, che era una rete di radar del signor Watt and Wilkins, che insomma hanno un nome importante nel campo delle radio, dell'elettrotecnica, perché
insomma. Il Watt si chiama Watt, proprio il signor Watt, e Wilkins è una famosa corporation di strumenti. E quindi qua vediamo che a sinistra c'è la placca che ricorda questa cosa in Inghilterra, e la prima foto, quella lì del traliccio in alto, era la prima antenna radar del sistema inglese. Però contemporaneamente vediamo a destra l'equivalente in campo diciamo tedesco, e quindi dall'altra parte diciamo della barricata, e quindi un sistema tedesco. Questo ultimo in particolare è un radar che era operativo durante il D-Day, e è stato gemmato dagli inglesi. Quindi questa tecnologia radar ha portato avanti anche oltre che uno sviluppo tecnologico nell'individuare, o comunque nell'individuare uno strumento di precisione, ma anche degli strumenti per interferire con il nemico, e quindi uno sviluppo anche dei jammer, che i radioamatori diciamo più attempati qua conoscono, perché erano quei sistemi che diciamo che fino a prima del muro del muro di Berlino non permettevano la comunicazione in onde corte con Mosca, con la Russia, insomma, esatto, con l'Unione Sovietica. Ok, quindi a metà del Novecento la tecnologia radar si sviluppa enormemente proprio in ambito per scopi bellici. E quindi il concetto del radar ormai è chiaro negli anni 40, essenzialmente noi abbiamo l'utilizzo delle onde radio per individuare un oggetto, individuare la distanza di questo oggetto dalla sorgente radio, e negli anni 40 già sappiamo come farlo. Questo è, quindi abbiamo un eco, la nostra radio, che è un ricetrasmettitore, trasmette questo eco, trasmette un impulso e si mette in ricezione. Una volta che questo impulso incontra un oggetto riflettente, e quindi in questo caso un aereo, però l'onda elettromagnetica torna indietro ogni qualvolta c'è un qualcosa che la riflette. Cosa vuol dire? Ogni volta che sul suo percorso trova una differenza di un qualcosa, una differenza di costante dielettrica. Quindi ogni volta che c'è un oggetto lungo diciamo un'onda radar, lungo il percorso di un onda radar, abbiamo questa onda che si divide in due: parte potrebbe penetrare e parte torna indietro. Quindi questo è il concetto base, che se abbiamo molto chiaro ci aiuterà poi nel corso insomma di questa chiacchierata, ma anche poi per vedere i dati radar. Perché questo? Perché essenzialmente questo concetto diciamo semplice, che è l'eco, come quello ad esempio quello che ci immaginiamo, con cui i pipistrelli sono diciamo ciechi ma riescono a vedere tramite gli echi delle onde acustiche, e quindi riportato nel campo elettromagnetico sono questi echi che ritornano e che ci permettono di individuare sia la presenza di un oggetto ma soprattutto la sua distanza. Diciamo la tecnologia dietro questo radar può essere spinta molto fino a quello che è attualmente diciamo l'applicazione più avanzata dei radar, ovvero i radar a apertura sintetica. I radar a apertura sintetica diciamo fanno un po' paura dal punto di vista teorico, perché all'inizio bisogna, o meglio, non c'è ancora forse un riferimento facile per entrare dentro l'argomento. Secondo me bisogna pensarla così, ovvero il radar a apertura sintetica semplicemente è un radar, è come se fosse un radar semplice, che però ha una caratteristica. Essendo montato su una piattaforma volante o orbitante, ha una caratteristica particolare, cioè si muove. Muovendosi, la sorgente
crea un qualcosa, ovvero siccome la sorgente si muove, noi abbiamo un ricetrasmettitore che trasmette, riceve, trasmette, riceve, trasmette, riceve, il ricevitore muovendosi riceve i dati a una frequenza leggermente spostata. Perché? Perché è il famoso effetto Doppler. Quindi questo effetto Doppler, causato proprio dal movimento della piattaforma che si muove, ci permette di individuare che cosa? La sorgente, o meglio, la posizione da cui viene questo eco. Quindi, il concetto principale è che noi riusciamo a avere la direzione di un, diciamo, di un oggetto che vogliamo individuare e la distanza tramite la combinazione dell'uso del radar e dell'effetto Doppler. E quindi lo spostamento dello spacecraft, in questo caso della sonda, ci permette di riposizionare gli echi che il ricevitore, sappiamo benissimo che il ricevitore, chi lavora in HF, quando accende viene su tutto il segnale di tutto il mondo dalla ionosfera, no? Tramite l'effetto Doppler noi possiamo individuare la posizione del segnalino che abbiamo trasmesso prima. Dice, vabbè, ma tutta questa teoria per far cosa? Semplicemente perché mentre con il radar, quello che usavamo durante la guerra, riuscivamo a, diciamo, far girare l'antenna come si vede nei film e individuare la direzione e la distanza del puntino che era al, diciamo, l'aeromobile, in questo caso noi potremmo montare questo radar su questa piattaforma, sfruttare il movimento della piattaforma e generare delle immagini alla stregua di una fotocamera, come se fosse uno scanner, esatto. Ma scusa, ma adesso che hanno inventato le fotocamere a alta risoluzione, adesso che c'è la GoPro, che ci fai con un radar che funziona così complesso? Cioè, è un macello, perché devi prendere, trasmettere l'eco, ricevere l'eco, farci la trasformata di Fourier, andare a vedere lo spostamento Doppler del segnale, è un macello, cioè sarebbe meglio ricevere quella GoPro. Quindi cos'è il vantaggio di sti radar che fanno queste immagini, secondo voi? Esatto, il vantaggio è questo qua. Il vantaggio è che il radar, se noi facciamo un'immagine della superficie terrestre con il radar e abbiamo una frequenza abbastanza alta per penetrare le nuvole e una frequenza abbastanza bassa che in cui le nuvole non risultino essere di interferenza, noi possiamo avere una mappa perfetta del terreno senza influire, senza avere il problema della copertura nuvolosa. Capite che anche questo è un vantaggio enorme, perché semplicemente i satelliti, quelli lì, diciamo ottici, se ci sono le nuvole, se vogliamo vedere lo stato di una casa, che ne so, immaginiamo il terremoto, se dobbiamo mappare una situazione di emergenza, se ci sono le nuvole, il sensore ottico non ci dice niente. Se noi avessimo un radar a alta risoluzione, il passaggio, una volta che pianifichiamo il passaggio là sopra, ci dà sicuramente un'immagine. Ok, quindi il radar ad apertura sintetica è il massimo che abbiamo adesso come tecnologia. Allora, arriviamo ai radar nell'esplorazione planetaria. Allora, per quanto riguarda il contesto storico, siamo all'inizio degli anni 70, l'ultima missione Apollo, che era Apollo 17, portava a bordo un radar, o meglio, l'orbiter attorno alla Luna aveva questo esperimento che si chiamava ALSE, che è Apollo Lunar Sounding Experiment, dopo vediamo una foto. Erano gli anni 70, l'esperimento non ha dato grandi risultati, però era un primo esempio di radar, e funzionava in VHF e in HF, 20 MHz e 145. Poi, anni 80 e 90, abbiamo una missione Magellano e Cassini Radar, con cui, appunto, sfruttando il fatto che riusciamo a vedere attraverso le nuvole, Magellano ci ha dato la mappa della topografia di Venere, che è stata abbastanza eccezionale.
Cassini Radar è stato nelle notizie le ultime due settimane perché ha fatto il gran finale, quindi si è schiantato su Saturno. E il radar di Cassini, secondo me, il risultato più eccezionale l'ha dato su Titano, ovvero ci ha fatto vedere che ci sono dei laghi di metano su satellite di Saturno. Poi arriviamo a, diciamo, all'eccellenza italiana, ovvero MASSIS e SHARAD, che sono due radar a apertura sintetica molto particolari, ovvero i primi radar che nella storia hanno indagato nel sottosuolo di Marte. Che dopo vedremo, insomma. Ok, allora l'Apollo Lunar Sounder Experiment, che sembra un po' un libro della RRL degli anni 90, in cui vediamo che essenzialmente nello schema a sinistra si vede il dipolo. Quel dipolo lì erano la frequenza era 21 MHz, quindi sarà stato, penso, 5 metri, 5x5, 10 metri. E poi invece qua a destra nella fotografia si vede l'antenna VHF. Essenzialmente l'antenna VHF tentava di mappare la superficie con l'apertura sintetica e quindi avere un'immagine come abbiamo visto della superficie. Invece l'antenna in HF è stata utilizzata per un primo esperimento per la sottosuperficie, ovvero l'idea era quella di mandare un segnale radio a una frequenza abbastanza lunga per non farsi fermare, per non farsi riflettere semplicemente dalla superficie, ma andare a indagare nel sottosuolo. Non ha funzionato in quel tempo, perché al tempo non c'era abbastanza tecnologia per l'elaborazione del segnale che vediamo dopo è stata trovata negli anni 2000. Comunque questo è il primo esempio di radar, di esperimento radar per l'indagine scientifica su una missione spaziale. Era sull'Apollo 17, che è stata l'ultima missione Apollo con persone a bordo, l'ultima missione Apollo, tra l'altro quella l'unica con un geologo, perché qua abbiamo geologi, l'unica col geologo a bordo, e c'è stata una campagna di 6 giorni in cui il geologo ha preso misure di geofisica, geologia, stratigrafia, ha preso tutte queste misure, e in questi 6 giorni si è visto che, insomma, petrolio non ce n'era, robe interessanti non ce n'erano, quindi Apollo 17 è stata l'ultima missione, diciamo. Non c'è stata più l'urgenza, diciamo, di esplorare più di tanto, e questo perché proprio l'Apollo 17 era quello con più carico scientifico, con più esperimenti. Se cercate, cioè se siete appassionati, là ci sono due astro appassionati, c'è un librone della NASA che sono i risultati della campagna geologica sulla Luna dell'Apollo, e c'è scritto proprio quello che hanno fatto, i campioni che hanno preso, il carotaggio, altre cose molto interessanti. Magellano, ecco. Allora, a sinistra vediamo la sonda, si sta parlando dell'89, il lancio, questo è stato il lancio dallo shuttle, e a destra i dati. Sono prima di Magellano non si sapeva cosa ci fosse su Venere, dopo Magellano sappiamo che su Venere ci sono dei vulcani attivi, e qua a destra vediamo l'immagine di un vulcano. Insomma, adesso appunto non c'è scritto che è Venere, se noi mettessimo una foto del Vesuvio visto da aereo o da satellite, diciamo, qua non lo sappiamo. Ecco, quello è Venere visto da un radar, quindi sembra un'immagine, ma in realtà è un'immagine, ma è un'immagine radar, quindi ognuno degli elementi di quell'immagine, ovvero i pixel, viene da un eco. Quindi non è un pixel all'interno di un CCD o un CMOS. Ognuno di quelli è un eco che è stato messo in ordine con l'effetto Doppler a bordo e messo all'interno di un'immagine. Quello è l'imaging di un radar. E arriviamo a Cassini. Cassini, diciamo, ho molti colleghi che lavoravano all'interno di Cassini, è famosa perché è stata una sonda che è andata bene, benissimo, non ha mai avuto problemi. Diciamo, l'esperienza mia con SHARAD e MARSIS era che, cioè, tranquillamente si arrivava a spegni, riaccendi tutto, con riaccensioni al contrario. Con Cassini è famosa perché ha funzionato, era proprio un
era un capolavoro della tecnologia. E questo per inciso perché? Perché diciamo che con Cassini c'è stato più tempo per l'implementazione, non si stava parlando non si correva. E arriviamo negli anni 2000 e abbiamo Marsis e Charal, l'eccellenza italiana. Perché? Perché questi due strumenti sono stati costruiti in Italia, Marsis e Charal. Marsis è quello a sinistra, è montato sulla sonda europea Mars Express, che è partita per Marte nel 2003. E inizia a essere interessante per un radioamatore, perché lì vediamo che Marsis monta un dipolo, e sono 40 metri di dipolo. Il dipolo è stato sviluppato a Iowa, diciamo, io ho avuto la fortuna di toccarlo il dipolo. È interessante perché il dipolo è fatto di fibra di vetro, e siccome ovviamente il dipolo non poteva essere esteso durante il lancio, è stato fatto con una canna da pesca fondamentalmente, a cui è stato sono stati segati dei buchi a cerchio, diciamo a ovale, e poi chiusa, impacchettata dentro delle scatolotte. Queste scatolotte c'avevano dei bulloni esplosivi, e l'idea cos'era? Era quella di aprire lo scatolotto per far uscire il dipolo. E infatti che è successo? Quando siamo andati per aprire il dipolo, ovviamente adesso le sonde spaziali hanno questa caratteristica, un'agenzia spaziale decide di andare a esplorare un pianeta, un corpo celeste, e fa una chiamata alla comunità scientifica, dice: io voglio andare a esplorare Marte, in particolare voglio andare a cercare l'acqua su Marte, che strumenti ci mettiamo? E la comunità scientifica risponde, ci sono quelli che dicono: ok, vado a cercare il gamma ray spectrometer, vado a cercare, uso lo spettrometro, perché lo spettrometro riesce a trovare la signature la presenza di acqua in superficie. E uno di questi strumenti era questo Marsis, proposto dal professor Picardi dell'Università di La Sapienza di Roma. E quindi che è successo? Tutti gli strumenti a bordo di Mars Express hanno detto, o meglio, tutti i team degli strumenti hanno detto: aspetta un po', non è che sta antenna qua, quando la apri succede, cioè, c'è un macello, perché quando gli altri hanno saputo come si sarebbe aperta questa cosa, hanno detto: no, vabbè, aspettiamo un po'. E infatti è stato ritardato di un anno, perché erano venuti fuori simulazioni, chiunque arrivava e voleva dimostrare che Marsis, una volta che il dipolo si fosse aperto, avrebbe fatto un macello. Quindi si partiva da cose tragiche, tipo la sonda che si apriva in due. Altre cose, c'era una bella simulazione numerica, devo dire, bella dal punto di vista estetico, in cui questo dipolo si apriva nel vuoto, molto lento, e poi si avvolgeva sui pannelli solari, inficiando il funzionamento del pannello solare. Alla fine si è aperto e non è successo niente, i dipoli si sono svolti, e quindi l'attività di Marsis si è iniziata. Come vedete lì c'è il dipolo, però cosa c'è? C'è un qualcos'altro lì. C'è un monopolo. Allora, quello lì è molto interessante, perché io al tempo ero piccolo, era il 2003, ero fresco di radioamatore, diciamo, di QRP. E quindi avevo visto il dipolo e c'era questo monopolo, e mi chiedevo: ma cosa fu, a cosa servisse questo monopolo? Allora, quel monopolo, che in realtà non ha mai funzionato operativamente, in realtà è un'antenna, infatti questo, cioè, non l'ho mai provato, ho detto qualche radioamatore ci dovrebbe provare, è un'antenna a, diciamo, ogni braccio è lambda quarti. Quell'antenna lì è lambda ottavi, quindi è un dipolo a bassissima efficienza. Quindi l'idea del professor Picardi era quella di usare il monopolo per cancellare il rumore, ovvero tirar su il rumore
e usare il ricevitore attaccato al monopolo per annullare il rumore che veniva nel diporto. Non ha mai funzionato, meglio, quando l'hanno messo in opera c'erano problemi diversi, ovvero c'erano, nelle sonde ci sono problemi proprio di RFI, quindi ci sono, che ne so, un alimentatore, lì Silvano dovrebbe essere chiamato direttamente dall'Agenzia Spaziale Europea, perché ci sono problemi di RFI dentro i bus di comunicazione, e quindi cosa succede? Il radar, poverino, li tirava dentro tutti, perché mentre uno spettrometro alla fine, sai, un'immagine, la camera un'immagine, il radar qualsiasi rumore elettromagnetico che c'è lo tira su. Quindi capisci che quando inizia a tirare su un rumore che non è un segnale che viene da Marte, allora il problema è la sonda. E quindi, ecco, questo per dirvi che, ecco, Marsis è il lato più radioamatoriale di questi radar avanzati. A destra vediamo Charad. Charad sta per Shallow Radar, è un radar che, come vi potete immaginare, rispetto, diciamo, se le sonde fossero della stessa dimensione, lavora a frequenza più alta e c'è di volo. E infatti Charad lavora, mentre Marsis lavora in HF bassa, quindi lavora da 1,8 fino a 5 MHz, Charad sta a 25 MHz. Allora, perché sono eccezionali? Perché sono particolarmente eccezionali questi due strumenti? Perché mentre, diciamo, tutti i radar prima di loro facevano imaging delle superfici, ovvero rimettevano in ordine l'eco per fare un'immagine della superficie, questi due radar per la prima volta hanno tentato, riuscendoci, di andare a rimettere in ordine gli eco, però cercando che cosa? Non di ricostruire la superficie, ma di andare a migliorare il rapporto segnale-rumore al di sotto dello spacecraft, o meglio, riuscire a individuare, tirar fuori dal rumore, oltre al primo segnale, perché il primo segnale è quello che arriva dalla superficie, dei segnali secondari, ovvero segnali echi che potessero venire dalla sottosuperficie, ovvero dal sottosuolo. Perché questo? Perché se fosse stato vero, o meglio, se tutto avesse funzionato come ha funzionato, l'idea era quella di andare a indagare il sottosuolo, non la superficie, quindi non fare mappe superficiali, ma andare a indagare il sottosuolo. Quindi pensare al radar come a una sonda, come all'onda elettromagnetica, che non viene solo riflessa dalla superficie, ma parte di questa energia penetra e viene riflessa da discontinuità all'interno del sottosuolo. Capite che era una cosa molto innovativa, comunque molto estrema, perché mandare uno strumento su una sonda, avere a che fare con, diciamo, un ambiente sconosciuto, un ambiente elettromagnetico sconosciuto, perché al tempo non si sapeva se ci fosse stata o no una ionosfera, o meglio, si sapeva che forse ci poteva essere una ionosfera. Quindi è stato molto 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 avanzata, o comunque un'idea molto molto coraggiosa, se vogliamo. Quindi il concetto base è questo qua. Abbiamo Marsis, che è il nostro ricetrasmettitore col dipolo. Trasmettiamo un impulso da... Dopo che abbiamo trasmesso questo impulso, ci mettiamo in ricezione. Questo impulso A viene in parte riflesso dalla superficie e in parte penetra dentro. Nel frattempo, quello riflesso dalla superficie arriva al ricevitore e lo riceviamo. Poi quello che è andato nel terreno torna su e arriva come eco secondario. Questo è il concetto. Quindi, segnale A sarà quello, diciamo, lanciato, quello spedito. Poi abbiamo un segnale B che sarà attenuato semplicemente dalla riflessione e perché parte dell'energia è andata a penetrare, e il segnale C che ha fatto un percorso ulteriore, cioè
è il segnale che è passato una volta nel sottosuolo, è stato riflesso e ripassato un'altra volta nel sottosuolo, quindi è stato molto attenuato perché è dovuto passare nel sottosuolo e è tornato sul ricevitore. Usando il concetto del radar, noi riusciamo a fare questo, a tirare fuori questo segnale per andare a indagare il sottosuolo. Ok, quindi a sinistra vedete Marsis, diciamo la parte elettronica, e anche riguardo a questo è interessante sapere che diciamo l'implementazione o comunque l'elettronica, siccome questi strumenti sono molto avanzati, difficilmente si riesce a costruire tutto all'interno di una struttura, e questo ad esempio è stato costruito anche con la collaborazione degli Stati Uniti e dell'Università di Iowa. Il problema cos'era? Era che dopo il settembre 2011 c'erano dei problemi di comunicazione, perché tutto il sistema, diciamo, di sicurezza nazionale americano ha messo dentro, diciamo, particolari strumenti, e i radar purtroppo ricadevano in questo, anche se era un radar su Marte. Quindi insomma la parte elettronica è sempre stata molto difficile da conoscere nella sua completezza, perché le specifiche non venivano trasmesse, se non, cioè venivano trasmesse le caratteristiche delle interfacce ma non il funzionamento interno. E quindi lì ho pensato molto ai radioamatori, che invece tipicamente, mi ricordo Lidio, quando usciva una radio sicuramente, cioè la prima cosa che veniva in mente è di smontarla e di fare la prova, no? E infatti, ma ancora le fanno in Giappone le radio? Sicuro. Più vicino. Sì? Più vicino. No, perché mi viene in mente, ho detto, magari nel radioamatore ancora funziona, che se è una cosa... Si fa l'anteprima, adesso si riesce a sapere prima che esce. Ma poi non la compra perché costa troppo. Al braccino. Ok. Allora, The Shallow Radar è Sharad, e è sempre stato costruito in Italia dalla Lenia Spazio, adesso Thales, mezza comprata dai francesi, e opera una frequenza più alta rispetto a Marsis. Come vedete non c'è il dipolo, non c'è il monopolo, e funziona praticamente allo stesso modo, ha una frequenza diversa, quindi in realtà Marsis e Sharad sono complementari, quindi cambia la lunghezza d'onda, e vi immaginate che cambiando la lunghezza d'onda cambiano anche le caratteristiche di indagine del suono. Diciamo, in linea di massima, più la lunghezza d'onda è grande, più la profondità di indagine è alta e meno è la risoluzione. Quindi la risoluzione definiamo come risoluzione, diciamo, l'oggetto più piccolo che riusciamo a individuare. Con Sharad abbiamo una profondità di penetrazione più bassa, però una risoluzione molto più alta, quindi una definizione più alta. Allora, come facciamo a visualizzare queste cose? Usiamo i radargrammi, ovvero come escono questi dati, come si passa dalla parte ingegneristica alla parte scientifica. Si passa essenzialmente per una visualizzazione relativamente semplice, ovvero si prendono i singoli echi e si mettono affiancati su un diagramma distanze su tempo. E quindi sull'asse orizzontale ci abbiamo le distanze, sull'asse verticale ci abbiamo i tempi, cioè i ritardi degli echi. E quindi cosa succede? Ci abbiamo il primo impulso in alto e in basso, con tempi ritardati, gli impulsi che probabilmente vengono dalla sottosuperficie, dal sottosuolo, questi qua. E questo si chiama radargramma. Il radargramma è essenzialmente, che ne so, se ci immaginiamo una torta, la seghiamo, cioè la tagliamo, apriamo la torta, il radargramma ci dovrebbe far vedere gli strati di panna e di cioccolato, questo qua. È un'immagine del sottosuolo. E questo è molto utile proprio per visualizzare queste sezioni radar. Ed eccolo qua. Ecco qua i dati. Questi sono i dati di Sharad. In alto vediamo, diciamo, una visualizzazione della superficie, della sonda che passa sulla superficie di Marte, e in basso vediamo che cosa? Vediamo il radargramma stesso. Allora, come è fatto questo radargramma? Come dicevamo prima, abbiamo qua nell'asse verticale i tempi,
dove lo 0 è qua e qua ci sono tempi che aumentano. Nell'asse orizzontale abbiamo una distanza, quindi mano a mano che la sonda passa sulla superficie ci manda degli echi, no? E poi qua dei segnali. Ma questi segnali cosa sono? Cioè, o meglio, noi abbiamo detto che questi segnali arrivano o dalla superficie o dal sottosuolo. Sarebbe bello. Invece in realtà c'è il fatto che bisogna sempre ricordarsi che non abbiamo una camera, una fotocamera, abbiamo un radar. E il radar, come avevamo detto all'inizio, ci permette di avere distanza, meglio, direzione e distanza. E quindi cosa succede? Se per caso nel nostro, diciamo, nella nostra traccia a terra della sonda abbiamo un qualcosa, un oggetto topografico, una collina o un cratere di fianco, questo qua verrà riportato nel nostro radargramma come un segnale. Un segnale che però non è un segnale che arriva dal sottosuolo. Sono delle, diciamo, in inglese si chiama clutter, ovvero interferenze. Adesso non so se tra i radioamatori c'è il clutter, non so, quando ci sono i contest. Quando c'è il video. In realtà questo clutter può essere visto come il rumore della nuvola di segnali CW quando si lavora una stazione speciale. Forse li chiamano gli spike. Ma gli spike forse? Non lo so, comunque è l'equivalente. Quindi, diciamo, nel radargramma noi vogliamo avere un segnale, che è il segnale del sottosuolo, e però questo segnale del sottosuolo è coperto da del rumore, che viene dalla topografia, diciamo, circostante, che non ci interessa se vogliamo andare nel sottosuolo, ma che comunque è un qualcosa con cui abbiamo a che fare. Quindi mi fa ridere di solito quando ci sono gli studenti che seguo che usano questi dati. Insomma, immaginate uno studente inizia a dire, ma sto radar non funziona. C'è rumore inutilizzabile. E è così, invece in realtà è avvincente, cioè nel processo, nella ricerca scientifica, è proprio quando ci sono questo tipo di problemi che iniziano a esserci gli sforzi per migliorare i metodi di analisi, tipicamente così. Ok, allora vediamo, MARSIS. Come avevamo detto prima, MARSIS lavora a una frequenza più bassa, quindi una lunghezza d'onda maggiore, profondità di indagine, e in questo caso cosa vediamo? Su il radagramma, che ormai sappiamo leggere, quindi essenzialmente è una fetta di Marte. Quindi il primo impulso cos'è? Cos'è il primo impulso? La superficie, esatto. Il secondo impulso, o meglio, poi sotto, dopo la superficie, arriva sul rumore. Quindi noi mandiamo il segnale, pam, poi ci mettiamo in ricezione, ci abbiamo un impulso di ricezione grosso, che è l'impulso della superficie. Infatti è quello più luminoso. Dopo il primo impulso, arriva sul rumore che qua vediamo visualizzato, come sono anche i metodi digitali, o comunque quando si fa lo spettrogramma, no? Si vede il rumore. Questo. Quindi, questo è tutto rumore, però qua vediamo che la sonda si sta spostando. Allora, questa qua è una striscia di topografia, quindi è come se fosse una carta topografica, in cui il colore indica l'altitudine, dove il blu è basso e il rosso è alto. Quindi questa è una striscia di topografia. Immaginiamoci, che ne so, Valle del Tevere, e qua andiamo verso Gubbio, no? E poi riscendiamo e c'è l'altra valle di Gubbio. Qua c'è Gubbio, quindi valle, che è questa qua, valle, e poi iniziamo a salire, che ne so, lì Santa Cristina, e sali su. Qua cosa sta succedendo? Mentre qua nella Valle del Tevere c'è solo rumore dopo il primo impulso, nel secondo mentre saliamo su arriva un secondo impulso. Questo secondo impulso cos'è? Questo secondo impulso è la riflessione della base della calotta polare di Marte, che è questa qua, ovvero questo è un profilo topografico,
Valle del Tevere, Santa Cristina e di qua. E questo in giallo sono gli echi riportati in elevazione, quindi calcolando la costante dielettrica, quindi applicando una costante dielettrica, in questo caso del ghiaccio, perché la calotta polare è fatta di ghiaccio, e gli echi che vengono riportati qua. Come vedete, questi echi che sono stati riportati punto punto dagli echi ricevuti da Marsis sono orizzontali. E diciamo, dalla scuola superiore, dalle scuole medie e superiori, sappiamo che sotto le calotte polari sulla Terra pesano sulla crosta terrestre e quindi formano una conca, perché la crosta terrestre si flette. Su Marte questo non succede, è piatto, quindi abbiamo queste calotte polari che sono messe tipo una torta e sotto è piatto. Tramite questo, quindi indirettamente con i risultati del radar, possiamo sapere che Marte ha una crosta planetaria molto spessa. Quindi riusciamo a dedurre che il pianeta Marte, a differenza della Terra, ha una crosta molto, molto, molto spessa. Cosa vuol dire? Siccome non ci sono vulcani attivi, non ci sono dorsali oceaniche, probabilmente non ci sono neanche terremoti. Perché? Perché Marte ha una crosta molto spessa, dove è difficile avere la tettonica zolle. Diciamo, e questi sono tutti, diciamo, risultati che vengono dagli echi di un radar. Quindi le case antisismiche non ti fanno? No, penso di no, non ci sarà bisogno. E un'altra cosa che si può fare, ad esempio, è calcolare il volume di acqua generato dalla calotta polare. Quindi è venuto fuori ad esempio che il volume di acqua generato da quella calotta polare, ovvero una calotta polare che ipotizza la base dell'ice cap piatta, equivale a circa, calcolando anche la calotta polare sud, equivale a circa 11 metri d'acqua su tutto il pianeta. Però, siccome le evidenze sono che su Marte ci sia stato un oceano, tutto questo non torna, perché è un oceano e quindi su Marte ci sono segni di fiumi che sono stati tipo 1000 metri profondi. Quindi dove è andata quest'acqua? Perché, insomma, se solo le calotte polari fossero il reservoir di acqua, questo non giustificherebbe la presenza di queste strutture, questi oceani. Quindi l'idea è che Marte abbia una criosfera, cioè la presenza di ghiaccio dappertutto, al di sotto della superficie, e quindi questo ghiaccio sia distribuito dappertutto. E qua veniamo direttamente a, diciamo, la caratteristica più radioamatoriale di Marsis, ovvero Marsis che individua la ionosfera di Marte. E quindi Marsis che funziona come radiosonda. Allora, chi lavora in HF usa le radiosonde, o comunque prima o poi arriva a leggere sul libro che ci sono le radiosonde che individuano la ionosfera quando è attiva e quando no. Quindi la radiosonda fa questo. Questo diagramma è relativamente semplice, perché qua abbiamo sull'asse verticale quella che chiamano altitudine apparente, essenzialmente sono i ritardi degli echi, come prima nel radargramma, i ritardi degli echi. Invece sull'asse orizzontale, mentre prima avevamo la distanza, adesso abbiamo la frequenza, perché Marsis operava da 1,8 a 5, però con 1 MHz di larghezza di banda, e quindi avevamo la copertura completa. Quindi se usiamo Marsis come una radio e lo sintonizziamo a frequenze diverse, noi lo possiamo far diventare una ionosonda, ovvero diciamo che partiamo a 5 MHz. Dove sta la ionosfera rispetto alla sonda? Starà in mezzo fra la superficie e la sonda stessa,
perché la sonda viaggia tipo a più di 300, in particolar modo Mars Express aveva un'orbita ellittica e quindi viaggiava migliaia di chilometri a volte. Quindi cosa succede? Si accende il trasmettitore a una certa frequenza. Se non c'è niente, non torna indietro niente. Avevamo detto che l'onda radar torna indietro solo se c'è una differenza di caratteristica di elettrica. Nel caso della ionosfera sono gli ioni, no? Che fanno rimbalzare l'onda, no? Che è quello che usiamo nei DX. Quindi a 5 MHz accendiamo Marsis e lanciamo il segnale. Mettiamo in ricezione, niente. 5, 4, 4 MHz e 5, niente. Lancia segnale, ricevi, niente. 3 e 5, niente. 3 MHz e inizia a sentirsi qualcosa. Torna indietro un impulso. Questo impulso dall'alto non è, perché sappiamo con lo spacecraft dove siamo, non è la superficie, è la ionosfera. E vediamo che più andiamo in basso, più la ionosfera si fa vedere. 2 mega, 2 mega, 1 mega e mezzo, 1 mega. E questa è la ionosfera di Marte. Quindi uno dei risultati anche, diciamo, eclatanti di Marsis è stato quello di calcolare il contenuto elettronico della ionosfera di Marte con una certa accuratezza e di dare una stima del fatto che Marte ha una sua ionosfera, che è molto, molto, è ordine di grandezza molto più debole di quella terrestre. Però esiste. E questo è un altro risultato. Quindi le onde corte, se uno va su Marte, se stai di qua, trasmetti, quell'altro non ti riceve. E non passa. Diciamo, devi usare le frequenze basse. Devi usare le frequenze basse e fare i DX a 160 2 MHz. metri per cercare di Esatto, 160 metri sarebbe perfetto. Se ci fosse un radioamatore su fare. Pensate con le Marte. antenne lunghe Eh sì. per andare. Poi con l'esplosivo il cazzo lo piano. Esatto, quindi se dovessimo andare su Marte dobbiamo fare collegamenti a lunga distanza, bisogna andare a 1,8 massimo. Eh beh, 2,5 non si può trasmettere, quindi 1,8. 1,8, 160 metri. Sarà una montagna dove mette il monte radio. Ah, beh, dove mette il monte radio è finito. Ah, c'è il Monte Olimpo che fa 27 km. Quello è alto. C'era problema. Però vabbè. Ok, allora qua entriamo un po' più nel merito perché Marsis è stato selezionato quello dove come. nasce il vulcano, come dicevo, sarà vero? Sì, è un vulcano. Sì, è un vulcano. Entriamo un po' più nel merito, diciamo, radioamatoriale con le frequenze operative di Marsis. Quindi, come dicevo prima, abbiamo una larghezza di banda di 1 MHz. E frequenza centrale a 1,8, 3, 4 e 5. La potenza diciamo, agli estremi del trasmettitore è di 10 watt RMS e poi il dipolo è a Ma noi non 94. interferiamo quando facciamo i 3, 5 e Perché noi dalle 1 kilowatt No, lassù ci arriviamo. No. Infatti io ci avevo pensato. È l'impulsino che ti manca. Tu devi dare l'impulsino poi. E questo, vabbè, questo ci tengo perché questo è una cosa che, diciamo, che capiscono gli ingegneri che hanno costruito Marsis e i radioamatori. Tutti quelli in mezzo, questa cosa è arabo, cioè se lo proponi ai ricercatori niente, zero carbonella. Quindi, come funziona? Essenzialmente, cosa ci abbiamo? Marsis è molto avanzato perché, come dicevamo prima, le caratteristiche della frequenza operativa danno informazioni diverse a seconda della lunghezza d'onda, no? Quindi Marsis è molto avanzato perché addirittura usa due frequenze contemporaneamente. Quindi cosa succede? Ci abbiamo questo nostro ricetrasmettitore che trasmette a due frequenze, o meglio, c'è un trasmettitore a frequenza, si seleziona in modo operativo. E diciamo che è un modo operativo a banda 1 e banda 2, quindi 1,8 e 3 MHz. E
cosa facciamo? Trasmettiamo due segnali, quel TX1 e TX2, alla frequenza 1 e frequenza 2. In particolar modo, quei segnali sono da 250 microsecondi. All'interno di quei 250 microsecondi trasmettiamo un segnale in FM, o meglio, una sweep, un segnale a frequenza variabile. Che frequenza? Esatto. Siccome la larghezza di banda è 1, trasmettiamo da 1,8 meno 0,5 a 1,8 più 0,5. Esatto. E quello è il primo segnale. Poi aspettiamo un po', a 450 microsecondi trasmettiamo il secondo segnale a un'altra frequenza, diciamo se abbiamo scelto 1,8 e 3, trasmettiamo un segnale che parte da 2,5 e arriva a 3,5, 3,5. E questa è la fase di trasmissione. Poi cosa succede? La parte di il trasmettitore si spegne, ci si mette in ricezione e si aprono due finestre. Si aprono due finestre con un trigger collegato al sistema di bordo che ci dice a che altezza siamo, perché dobbiamo prevedere grosso modo la... Esatto, dobbiamo fare il tracking. E questo qua vi immaginate cosa vuol dire con la ionosfera in mezzo? Perché se c'è la ionosfera in mezzo, cosa succede? Ci abbiamo effetti di ritardo. E quindi molte volte cosa succedeva? Siccome non sapevamo ancora la densità ionosferica, apri la finestra e non vedi niente. Quindi che è successo, che non è successo. Perché il tempo male. Esatto, perché lì abbiamo queste finestre da aprire al momento giusto. E quindi queste finestre qua vengono aperte, due finestre da 350 microsecondi per riuscire ad avere insomma il segnale, l'eco alla frequenza 1, poi dopo 450 microsecondi aspettiamo l'altro, il secondo eco alla frequenza 2. E tutto questo lo facciamo 125 volte al secondo, quindi una pulse repetition frequency di 125. Esatto, quindi 125 volte al secondo facciamo questa tiritera e nel frattempo collezioniamo gli echi a bordo. Perché questo? Perché siccome il nostro giocattolo sta su Marte, il fatto di ricevere tanti echi e volerli leggere a terra sarebbe impossibile, perché la quantità di echi è enorme, e quindi dobbiamo fare il processing a bordo, il che ha richiesto insomma sviluppi particolari. E ad esempio una cosa che mi aveva colpito era il circuito AGC, e quindi c'è un AGC a bordo che funziona molto bene, che è proprio l'equivalente dell'AGC che usiamo, l'automatic gain control che usiamo nelle radio, che serve proprio per compensare effetti tipo la ionosfera che può attenuare il segnale, o attenuazioni particolari che possono essere dovute al clutter o cose del genere. E questa è la modalità operativa per quanto riguarda Marsis. Ovviamente da qua in poi c'è tutta la parte di teoria e possiamo andare avanti quanto ci pare. Però questo è il concetto base che a mio avviso, con una, diciamo, non con questo pulse repetition frequency, quindi con un rate più basso, però secondo me un radioamatore potrebbe essere in grado di fare questo esperimento. Magari con solo una frequenza, però può essere possibile, poi ne parliamo. Ok, a proposito di questo, passo diciamo all'idea del fatto... No, non siamo più su Marte, ecco, non siamo più, siamo tornati a Perugia. E diciamo, e che cosa succede? La cosa interessante è che tutta questa storia sui radar su Marte nasce a Perugia. O meglio, il mio studio, questo che vi ho presentato su Marsis, nasce nel 2003, all'Università di Perugia, e piano piano questa esperienza nel campo radar mi ha portato a voler fortemente l'acquisizione di uno strumento a Perugia, ovvero un radar che potesse funzionare sulla Terra.
Questi radar, questo strumento si chiama Ground Penetrating Radar, è una versione molto semplificata dei radar orbitanti che però permette di andare a indagare il sottosuolo. Ci sono applicazioni di vario genere, e l'applicazione diciamo più comune è quella in campo ingegneristico per mappare ad esempio i sottoservizi. Quindi non so, se non sappiamo più dove passa un tubo, col radar riusciamo a trovarlo senza andare a bucare, insomma. E, all'università è stato preso questo radar, e qua c'entrano ancora i radioamatori, perché la storia prevede il fatto che c'erano i soldi per acquisire, cioè c'erano pochi soldi fondamentalmente. C'erano pochi soldi rispetto all'esigenza del radar, dei radar che giravano allora. I radar che giravano allora, che giravano adesso, sono caratterizzati da una cosa. Da una cosa che mi ha sempre lasciato perplesso, proprio perché venivo dall'ambiente radioamatoriale. Ovvero, avevano tecnologie proprietarie. Cosa vuol dire? Essenzialmente questi radar erano delle scatole chiuse con i sigilli che costavano tantissimo e nessuno li poteva aprire. Esatto. Allora, la caratteristica di questo radar che abbiamo acquisito a Perugia è che ha, diciamo, un costo più accessibile rispetto agli altri, penso la metà, un po' meno la metà, però è basato sul progetto di un radar che doveva andare su Marte, ovvero quello lì si chiama, il progetto è Mars 96, che è quel radar della sonda Mars, della sonda che si è schiantata nel 96. Quella sonda, non so se vi ricordate, quella unità di misura, no? Bravo. La famosa conversione di unità di misura aveva a bordo quel radar lì, il Mars 96. Una volta che è andato in rovina questo progetto, siccome c'erano dentro anche i russi, un gruppo di ingegneri di Riga ha preso il progetto, ingegneri di Riga tra l'altro molto vicini all'ambiente radiantistico, ha preso questo progetto e ci ha fatto un radar, diciamo, commerciale. Però il loro retroterra culturale non era quello propriamente ingegneristico commerciale, era un retroterra culturale fatto di radioamatori, per cui questo strumento è stato fatto con materiale off the shelf. E con mio grande stupore, quando gli ho chiesto le caratteristiche, loro hanno spedito caratteristiche, protocolli di comunicazione, schemi, non schemi, e quando è successo una anomalia, cioè non funzionava un'antenna, loro stessi mi hanno detto come smontarlo, mi hanno insegnato come smontarlo, e io ho chiesto aiuto, e lì c'è stata una prima collaborazione con Silvano e Lidio, che ci hanno aiutato a aggiustare il radar. Cosa che sarebbe stata, diciamo, impossibile, immagino in un altro contesto sarebbe stato non impossibile, ma molto diverso, molto, molto più difficoltoso. Quindi diciamo che al radar, che all'Università di Perugia abbiamo questi oggetti, questi strumenti, che si portano dietro un po' di storia dei radioamatori, perché in realtà il progetto è un progetto disponibile, un progetto che viene dall'esplorazione spaziale, un progetto che c'ha dietro giovani, perché c'è Maurizio che ci sta lavorando, il mio studente di quando ero dentro, e che quindi promette bene. Promette così bene che quest'anno questo strumento sarà parte di una missione su Marte simulata. Ovvero, visto che ormai si sta parlando dell'esplorazione umana su Marte, ormai è chiaro che bisogna affrontare le problematiche di esplorare questo pianeta. Le problematiche dell'esplorazione di questo pianeta sono legate fondamentalmente al fatto che delle persone, degli esseri umani dovranno andare lì, e a parte insomma tutto il contesto tecnologico, diciamo, per arrivare lì, ci sarà anche il fatto che questi astronauti dovranno condurre degli esperimenti.
Quindi, alla stregua delle missioni Apollo, in cui gli astronauti sono stati addestrati per fare l'attività di campo sulla Luna, anche gli astronauti diciamo analogici su Marte dovranno condurre degli esperimenti. E uno degli esperimenti della missione AMD-18, che farà una missione simulata a Marte in Oman nel febbraio 2018, avrà il radar di Perugia. E visto che il radar di Perugia ha queste caratteristiche, Mars 96, il fatto che è fatto off the shelf, il fatto che comunque all'interno della progettazione di una missione dobbiamo comunicare le specifiche perché ci sono diversi strumenti che devono interagire, ho pensato di iniziare a coinvolgere ad esempio Francesco nel caso banalmente dobbiamo comunicare la durata della batteria del radar. Diciamo, questa non era un'informazione che c'era stata data dal produttore, era un'informazione che sapevamo, diciamo, grosso modo, ma ho detto, ma perché non facciamo delle misure? Perché non facciamo come si è fatto con gli strumenti, insomma, che veramente sono stati implementati? E quindi è iniziata questa cosa. Mi piacerebbe vederlo continuare perché la missione AMD, diciamo, è una missione simulata, è una missione che ovviamente non prevede problemi di politici internazionali e che quindi è una possibilità buona per, diciamo, esprimersi anche come associazionismo dei radioamatori. E poi vediamo, insomma, adesso la missione sarà a febbraio e a maggio, da maggio in poi ci sarà, diciamo, la collezione dei dati e quindi il workshop scientifico e quindi anche un ritorno scientifico, speriamo, della cosa. E questo è, diciamo, secondo me è importante per Perugia perché ci avrà uno strumento che va in una missione simulata a Marte. Questo è il posto. Sì, quando l'ho visto ho detto, fortuna che ci vanno gli astronauti, perché in effetti. Comunque questo è il posto dove andrà ScanMars, è il nome dello strumento del radar, quindi l'esperimento si chiama ScanMars. Ma possiamo portare una stazioncina 40, 20, 80... Io non lo escluderei, secondo me, lavorandoci un po'. Mettendo insieme fra questo bella cosa, hanno una stazione che magari opera non continuamente, però manda lo spottino di ci si può parlare. Secondo me non lo escludo. Attivare insomma la missione simulata su Marte non sarebbe male, ma può essere lo speciale. Può essere speciale, magari solo in telegrafia, che ne so. È interessante, è una cosa affascinante. Sì, tra l'altro, appunto, magari non in Oman, però diciamo che siccome si simula proprio tutto il sistema, il centro di controllo, comunque il mission control, sarà a Innsbruck. E quindi si simulano anche le comunicazioni con gli astronauti. I dati che vengono portati. Sì. Compreso il delay, perché c'è un ritardo di un quarto d'ora nelle comunicazioni e quindi gli astronauti comunicano col centro di controllo con questo ritardo. Diciamo, quando sono andato a Innsbruck ho visto che sopra il tetto di dove hanno il centro di controllo della missione c'è un'antenna HF. Ho chiesto infatti informazioni, dice ma non so, sono un radiomotore, ho detto beh, ma l'antenna c'è. Quindi non so, insomma. È da indagare, magari l'attivazione da parte di a Innsbruck si potrebbe fare da parte di. È un evento speciale. O quantomeno insomma. Porterà le batterie. Io sono il presidente, porterà le batterie che attestano che se si scaricano prima sono guai per lui. La responsabilità è energia. Va bene, ok. Vabbè, quindi ricapitolando tutto, sperando insomma che la cosa non sia stata troppo noiosa,
Cioè, il messaggio che voglio lasciare è questo qua. Il fatto che i radar rappresentano l'applicazione dei concetti base dell'elettromagnetismo, della radiotecnica. Quello che abbiamo imparato da radioamatori con la radiotecnica in maniera molto, diciamo, evoluta è quello che è il radar, che sono i dati radar. Però la base è quella lì. Quindi la cosa speciale deriva dall'elaborazione del segnale, quindi fondamentalmente la cosa complessa è il fatto che questi segnali vengono elaborati in maniera molto complessa. Però il concetto base è quello dell'onda elettromagnetica e la propagazione dell'onda elettromagnetica, che è quello per cui i radioamatori comunicano. E tra i vari radar, MARSIS è praticamente un OM, perché abbiamo un dipolo di 40 metri. Ci abbiamo l'individuazione della ionosfera, ci abbiamo le frequenze operative che stanno nelle onde corte, praticamente in zona dei collegamenti a lunga distanza, e quindi questo MARSIS ha queste caratteristiche da radiomotore. E poi volevo ricordare il fatto che dell'importanza dei radiomotori all'interno proprio di un contesto sociale, perché attualmente, diciamo, da una parte c'è un facile accesso alla tecnologia, o meglio, più si va avanti l'accesso alla tecnologia avanzata è molto facile, sì, all'ipercoppio, insomma, cioè c'è la tecnologia più avanzata. Il problema cos'è? È capire come funziona questa tecnologia. E i radioamatori rappresentano un contesto abbastanza importante da questo punto di vista, perché soprattutto per quanto riguarda le tecnologie della comunicazione, le tecniche di comunicazione, i radioamatori sanno come funziona una cosa e quindi a mio avviso possono rappresentare un continuo interessante tra l'aspetto teorico, che è quello scientifico, quello della ricerca, e l'aspetto quello più vicino a, diciamo, l'uomo della strada, alla società, senza neanche andare nella divulgazione, perché adesso c'è il problema della divulgazione del pensiero scientifico, che però diventa una nicchia a parte. Quindi i radioamatori hanno diciamo una caratteristica speciale che va tutelata, a mio avviso, e da una parte va, cioè almeno la mia presenza qua vuole essere anche un segno, un simbolo del fatto che la ricerca deve comunque andare a raccontare quello che fa ai radioamatori, perché loro sono in grado di intuire e che quindi di comprendere come funzionano le cose, e come nel caso, insomma, di Amadì, anche contribuire per quello che riescono a fare. Ok, per adesso io ho fatto, per oggi. Grazie a voi. Se ci sono dei concetti e delle cose che magari era rara, come per dire cambiare una ruota di una macchina, invece sono delle cose che sono interessanti. Sì, se ci sono domande, qualcosa che volete sapere. Io una ex. Sì. Ma se faccio le varale, allora queste radiazioni però non ci sono. Le fasce di Van Allen sulla Terra? Le Van Allen sulla Terra, per superarle, comunque sono quantità di radiazioni che possono far male. L'uomo su Marte non è protetto da radiazioni cosmiche, sono vere o non sono vere queste? Allora, le fasce di Van Allen sono vere, esistono, ma sono così dannose? No, non è tanto, non è la fascia di Van Allen dannosa in sé per sé, è il... questo. Che raccoglie gli ioni, esatto, è la radiazione. Anche la centro violetti che su Marte non c'è, noi abbiamo l'elettromagnetismo, ma su Marte non c'è. Esatto. Quindi noi abbiamo questa fortuna, il fatto di avere questo campo magnetico che genera queste onde, queste linee di forza, che ci protegge dalla radiazione del Sole, che su Marte non c'è, o abbiamo visto è proprio labile. E infatti cosa succede? Diciamo, tutti i progetti di colonizzazione di Marte, ma anche semplicemente esplorazione, prevedono il fatto che l'astronauta, sempre che sia protetto durante il viaggio, perché il viaggio che dura 6 mesi è tosto. Il problema è che
diciamo, ammettiamo che riusciamo a proteggerlo, lo mettiamo dentro un qualcosa che riesce a proteggerlo, arrivato su Marte è un altro problema. Quindi diciamo che adesso i geologi stanno, penso, in fase molto avanzata, e c'è una mappa già disponibile dei lava tubes di Marte. I lava tubes, non so se siete stati all'Etna. Ma ci sono quelle grotte che sono sui vulcani. Che bravissimo. Quindi ci sono delle grotte, tipicamente, siccome ci sono i vulcani su Marte, l'attività vulcanica è stata molto attiva, ci sono delle grotte vicino alla superficie che sono formate proprio da dei canali di lava. La lava si raffredda nella parte più esterna, rimane calda all'interno, poi quando finisce il flusso rimane il buco dentro. Quindi l'idea, o meglio, l'idea condivisa dalla comunità scientifica è che la colonizzazione, comunque l'esplorazione, andrà vicino a uno di questi lava tubes per ripararsi nei lava tubes, perché la radiazione elettromagnetica superficiale non può penetrare più di, mi sembra, un metro e mezzo. Sicuramente uno strumento che ancora non è andato, che deve andare, è un dosimetro, quindi una pasticca che riesce a misurare la radiazione reale, per rendersi conto anche esatto, il dosimetro è un esperimento che si potrebbe proporre, è stato proposto e bocciato, però è importante, esatto. E quello sì, ancora è un problema perché chiaramente quando siamo al di fuori delle linee di forza del campo magnetico terrestre, noi siamo sottoposti a particelle alfa e beta. Non c'è, ancora non abbiamo messo il sismografo, diciamo. E ci sono i francesi che è 20 anni che stanno lì e che vogliono il sismografo, solo che pesa tanto il sismografo, e quindi ogni volta dice quello. Perché essendo attività vulcanica c'era, cioè sulla Terra le placche si muovono, esatto, e creano, esatto, l'attività sismica. Su Marte questo non è stato ancora specificato. No, ancora il fatto che la crosta sia così spessa adesso è indice che magari adesso non è più difficile. Ora c'è l'attività vulcanica, allora si poteva anche dire, beh, va bene, sotto c'è. No, adesso è spento. Invece c'è niente, è spento, è tutto fermo, potrebbe essere. Mm. Per favore, sposo, due curiosità. Una è se controllate anche la fase dell'onda di ritorno. Come si fa sulle linee di trasmissione. E l'altra è sulla formuletta che voi ricavate il tempo di ritardo tra i due impulsi, partite dal presupposto di conoscere la densità del mezzo, perché dopo varia la velocità, esatto, dentro un mezzo, quindi avete due incognite, esatto, sulla V quale si farà tutti. Esatto. Come funziona? Questa è un'ottima domanda, Tommaso. E lì hai colto i due problemi fondamentali. Allora, uno riguarda l'informazione in fase, la possiamo tirar fuori da una tecnica che viene usata, e anche qua secondo me c'è di mezzo radiantismo. Io essenzialmente la TDR che si fa sulle linee di trasmissione, esatto, quindi controllo se torna in fase o sfasata, esatto. Quello, diciamo, l'informazione in fase è importante per vedere, ad esempio, per l'eliminazione del rumore, queste cose qua sul segnale di Marsis. In realtà, se noi seguissimo il manuale di Marsis, la fase non ce l'abbiamo, non ce l'avremmo. Però con dei metodi operativi speciali, che sono essenzialmente taroccare il firmware, si riesce a scaricare il contenuto delle flash memory, ovvero quella cosa che dicevo perché prima. Non è prevista l'indagine della fase sull'acquisizione dati? A bordo. Viene fatta a bordo, con l'algoritmo, diciamo, originale. Ecco perché dovete taroccare. Esatto. Quindi, diciamo, taroccare. Vabbè, essenzialmente si scarica il contenuto delle flash memory, che in realtà devono essere semplicemente un buffer per poi riversare, per tenere gli echi, processarli e mandare un unico eco. Quindi
immaginiamoci che un eco che arriva a terra corrisponde a 300 echi processati a bordo. Quindi quei 300 echi vengono processati e cambiati. Essenzialmente si passa dal dominio dei tempi in frequenza e dopo si passa indietro e quindi la fase ce la perdiamo. E invece dentro le flash memory abbiamo il dominio del tempo e ci possiamo tirare fuori gli echi singoli. Tant'è che ci sono appunto questi dati che sono molto interessanti e secondo me, insomma, come ricercatore, sono ancora, hanno anche una grossa valenza scientifica, perché in realtà elaborati bene possono dare nuove osservazioni o comunque cose molto, però bisogna andare di fino, perché bisogna lavorare in sintonia con l'ingegnere, bisogna lavorare in sintonia con diciamo il tecnico che riesce a fare il, diciamo, l'archiving, quindi tirar fuori, perché quando arrivano i dati, poi una cosa che non ho detto è che c'è dentro la telemetria e poi questi dati arrivano da Marte e questi dati che arrivano da Marte possono essere interrotti e quindi c'è tutta, gli americani sono molto interessanti da questo punto di vista perché hanno molta esperienza e quindi ci sono, diciamo, degli esperti di questi argomenti che hanno tecniche di padding del segnale molto interessanti. In Europa siamo un po' indietro, quindi siamo molto settoriali, molte volte ci disinteressiamo del problema. Negli Stati Uniti hanno, avendo più esperienza, hanno questi team che riescono a lavorare un po' più in sinergia, diciamo, hanno questa caratteristica buona. Prego. Volevo dire una parolaccia, posso? Prima, nell'analisi per il radar che riprende le immagini, no? Hai detto, c'è poi l'analisi, la parolaccia è questa, Fourier. Mm-hmm. Ci va poi illustrare un po' più. Certo. No, il Doppler o la trasformata di Fourier? Essenzialmente la trasformata di Fourier la usiamo adesso i monitor dell'iPhone 7610. Esatto, ad esempio gli ultimi ricetrasmettitori usano la trasformata di Fourier per visualizzare lo spettro delle frequenze. Quindi cosa vuol dire? Hai visto i cataloghi che ci fanno vedere lo spettro delle, o comunque l'occupazione di una banda? No, allora aspetta, facciamo così. La trasformata di Fourier permette di... perché Fourier si è inventato questa cosa fondamentalmente? Sì, perché viene applicata in tantissimi casi. Esatto, si è inventato questa cosa... Si usa anche per la prospettiva. Esatto. E, diciamo, all'inizio si era inventata perché ha detto... che per semplificare il lavoro matematico in caso di particolari problemi. Quindi se per caso abbiamo un segnale, no? Abbastanza lungo e vogliamo studiarlo, dovremmo andare a studiare le forme di questo segnale punto punto. Fourier ha detto, se fosse vero che questo segnale lo posso approssimare come una somma di seni e coseni, che non è vero, però se fosse vero, quindi anche quello un po', sai, un po' smanettone, fa così. Allora io passo dal dominio dei tempi del segnale così al dominio delle frequenze, ovvero trasformo tutto questo segnale in un sistema che mi permette di studiare solo il contenuto in frequenza, quindi solo il contenuto, ad esempio, che mi fa vedere ad esempio quanti seni piccoli, quanti piccoli segnalini ci sono in questo segnalone lungo. A quel punto io posso fare operazioni, ovvero il notch, lo conosci il filtro notch? Non sono un radiomatore. Allora nelle radio da radiomatore, sì. C'è la GC, si usa tanto la GC e il notch. Il notch è un filtro che lavora con la trasformata di Fourier, ovvero è un filtro che, spostandolo, taglia una determinata frequenza. Tutto questo nell'ambito digitale avviene proprio grazie al trasformatore di Fourier, ovvero il notch, questo filtro selettivo,
annulla una parte del segnale, che sarebbe impossibile se tu ti immagini il segnale normale, e dovresti come fai? Sì, sì. Allora lo trasformi nel dominio delle frequenze e poi lo trasformi indietro. E questo segnale cos'è? È un segnale che ad esempio il notch si usa per togliere un battimento, no? Se abbiamo un fischio, è un fischio tipo così, tu chiappi il notch, lo accordi lì e il notch ti ridà indietro un segnale senza quella frequenza lì. E quello, se vogliamo, è, diciamo, è l'evidenza della trasformata di Fourier. Quindi la trasformata di Fourier è un'operazione matematica che ti permette di fare delle operazioni semplici in un contesto di frequenza e poi riportare indietro e rimettere tutto a posto in maniera tale che tu hai fatto un'operazione semplice in un contesto difficile. Fourier. E Fourier era una persona, era un francese del 1600, di questi qua che facevano filosofia, sai, filosofia, scrivevano, facevano gli scienziati, facevano tutto, i matematici. C'era chi lavorava per loro, quindi si divertivano mentalmente a parlare. Era un po' radioamatore. Senza radio. Grazie. La domanda, l'antenna Abbrumante che fino a una decina d'anni fa le luci erano state sviluppate, posta su un satellite per scoprire dei strati d'acqua, non mi ricordo su quale pianeta, se è arrivata sta notizia. Era in sostanza sempre un radar. Forse era Maxis. Sì, che col passaparola era diventato l'antenna Abbrumante. Cioè, questa, diciamo, la dimensione di luce. Se fosse vero che funziona Abbrumante, cioè, ho perso un sacco di tempo. Sì, comunque penso che sia, e non è stata sviluppata per Perugia, cioè in realtà Perugia si studiava all'università, e, no, è stata sviluppata a Roma fondamentalmente, comunque è tutta eccellenza italiana, diciamo che ancora, diciamo, fino a quest'anno ancora gli americani non sono riusciti a ripetere la tecnologia, cioè non riescono a farlo in radar, perché è molto, è veramente, è, l'Italia ha un'eccellenza da questo punto di vista, e diciamo che io ho visto che gli ultimi 10 anni ci stanno perdendo il primato. Scusate, l'ho obbligato. Un'altra cosa, il fatto che abbiamo letto prima che più scendo in frequenza più riesco a penetrare strati più a fondo, però sì, la precisione, diciamo, è minore. Sì. Diciamo la risoluzione. La risoluzione, sì. Sì. Diciamo che immagino che si lavori in quel campo di frequenze da 1 a 5 MHz grosso modo, perché ci interessa uno strato della crosta, non ci interessa sapere forse più parte del sottosuolo, altrimenti in VLF, usando anche onde lunghe, riusciremo a penetrare strati, sì, molto molto profondi. Sì, il problema delle VLF è montare su qualcosa che qualche antenna, un sistema di antenne sufficientemente efficiente, e il rumore. Il rumore, perché lì c'è il rumore galattico, e quindi penso che lì si stia, si entra, insomma, non so. Comunque sì, cioè l'idea è questa qua, hai colto Teniamo informazioni da quel punto preciso. Invece magari come funziona per riuscire a scoprire, visto che per rilevare magari asteroidi oppure altri corpi che non siamo esattamente dove si trovano, come funziona per rilevare la posizione, magari come si utilizzano questa radar oppure le radio? Essenzialmente si utilizzano come si utilizzano i radar quelli militari. Quindi abbiamo fondamentalmente è gioco forza fra il fascio, la larghezza del fascio ci dà l'accuratezza con cui riusciamo a individuare l'oggetto. Quindi tipicamente i radar lavorano nelle microonde spinte, cioè ultra alte frequenze, quindi 24 GHz, proprio perché hanno una portata praticamente ottica e un fascio molto stretto. Per quello che
i radar che vediamo all'aeroporto girano. Quindi abbiamo, non so se è questo che volevi sapere, quanto il cielo è piuttosto alto, sì, no? Quindi per riuscire a capire esattamente dove si trova un oggetto per trovarlo, in quanto molto piccolo, e perché anche puntare esattamente in quale direzione per riuscire a arrivare. No, in realtà no, allora, tu intendi radiotelescopi, ad esempio, i grandi, no? Perché ad esempio un radiotelescopio acceso potrebbe individuare un piccolo asteroide senza puntarlo direttamente, ma rilevando che cosa? Il segnale e il cambio di frequenza di questo segnale. Perché? Perché tipicamente l'asteroide si sposta rispetto alla radio. Spostandosi, cosa fa? Abbiamo visto. L'effetto provoca l'effetto Doppler del segnale di ritorno. Quindi noi spediamo un segnale, lui il segnale che ce lo rimanda indietro a una frequenza leggermente diversa, che è una frequenza leggermente diversa legata alla velocità di spostamento. Quindi facciamo il contrario di quello che facciamo con il radar su una sonda. Quindi cerchiamo di individuarlo rimettendo in ordine l'eco che torna, e quindi se noi facciamo, me ne bastano due misure, facciamo un segmento e questo asteroide semplicemente, oltre a individuare dov'è, riusciamo a individuare anche il percorso che sta facendo, quindi la direzione di questo asteroide. Bisogna puntare nella direzione esatto, il punto di radar è questo qua, ma anche per me è difficile. Ogni volta che vedo un'immagine mi devo sforzare e immaginare che quella non è l'immagine, quell'immagine lì è fatta di echi che sono messi in ordine per range e direzione. Quindi è come se fosse un sistema, sai, in matematica il sistema polare. Quindi mentre c'è il sistema cartesiano, che è quello delle immagini, quel sistema cartesiano è x e y, coloriamo, è l'immagine. Un sistema matematico per descrivere il radar è un sistema polare in cui abbiamo angolo e distanza. Okay. Usando questo angolo e distanza, col radar ci facciamo praticamente tutto. Vabbè, adesso ho buttata lì, però questo sistema lo usavano anche i fratelli Murisiamo, perché in teoria si accorgevano che c'erano sta roba che mandavano in orbita i russi, e si accorgevano che stavano uscendo dall'orbita perché c'era l'effetto Doppler, ma questo non viene qua, ora va via. Sono stati tagliati, esatto, qualcosa che non va, se sono un po' sbagliati, esatto. In quel periodo facevano degli esperimenti segreti. I russi, per controbattere gli americani, facevano delle situazioni che poi non divulgavano e non dicevano niente. Lo Sputnik era 21 MHz. Ma a quei tempi non avevamo i mezzi di oggi, per cui questi due fratelli che intercettavano questi segnali che poi li interpretavano diventava. Sono andati per la CIA, diventava un metodo straordinario, perché nemmeno molti, anche a livello scientifico, non c'erano le conoscenze delle orbite, delle situazioni. E hanno fatto una mostra di recente a Torino proprio con le attrezzature che avevano loro. Ah sì? Era di Torino. Perché c'è anche un video in giro. È stata contestata la storia, sono stati accusati di essere ciarlatani con prove a sostegno. Non c'erano le controprove, perché i mezzi non c'erano, però loro sono stati i primi a intercettare e registrare, che l'hanno fatto sentire in questa manifestazione, perché anche i mezzi militari europei, non è più. Perché loro facevano una sorta di indagine per scoprire quale fosse la frequenza di trasmissione, perché era segreta. Quindi si mette riuscendo a trovare la frequenza di trasmissione della sonda che mandavano in orbita. Sì. Ascoltavano questo segnale, dove lavoravano, e si accorgevano e dicevano: qui c'è qualcosa che non va, perché invece di rimanere in orbita, sto segnale, grazie a Cinto all'effetto Doppler, gli dava proprio come risultato il fatto che questo oggetto si allontanasse dall'orbita.
che è successo, vediamo che c'era una donna, si credo in telegrafia tra l'altro. I messaggi a livello spaziale non erano quelli di oggi. No, era stato, faceva telegrafia con dei codici, però almeno l'ho visto un po' così. E lì c'è stato comunque. No, sarebbe interessante reperire. Ad esempio un esperimento da radioamatore che si fa in scienza, diciamo qui nell'ambito delle scienze planetarie, è quello di calcolare il campo gravitazionale di un pianeta tramite il downlink della sonda. Quindi è un esperimento, si dice che è l'esperimento dei poveri, perché mentre gli esperimenti richiedono di costruire un oggetto, di metterlo a bordo di una sonda, gli esperimenti che si chiamano di radio science semplicemente usano la frequenza di downlink dello spacecraft e tramite appunto la misura dell'effetto Doppler e dello shift Doppler misurano di quanto la sonda si sposta rispetto all'orbita in verticale. Perché? Dice, non c'è motivo perché si sposti la sonda verticalmente rispetto all'orbita, se non il fatto che dentro il pianeta, dentro il corpo, ci sia una variazione di densità. E quindi il campo gravitazionale dei corpi del Sistema Solare sono tutti calcolati tramite la ricezione, quindi un ricevitore molto preciso che calcola la frequenza, diciamo, la differenza fra la frequenza di trasmissione della sonda e la frequenza ricevuta in quel dato istante, sa dove è la sonda e quindi ricostruisce le ondulazioni dell'orbita della sonda e ricostruisce il campo gravitazionale. Facendo così uno ipotizza anche come è fatto internamente un pianeta, senza andarci e fare un buco, insomma. Roba radioamatori, sti sì. Comunque l'attrezzo più complicato è il computer. Sì, tutto questo. Perché ci voglio vedere con mega domanda passante esatto. Bene, altre domande? Grazie. Promosso. 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 Va bene.